Acerra scende in piazza, non solo Acerra, per dire no alla quarta linea dell'inceneritore, la decisione della regione Campania adottata nel mese di luglio nonostante le rassicurazioni sulla possibilità che non si potenziasse ulteriormente l'impianto. C'è stata una manifestazione di popolo, il popolo è sceso in piazza per dire no. Attraversiamo il corteo grazie all'occhio del nostro operatore Luca De Ciuceis e andiamo a chiedere direttamente alle persone che sono scese quest'oggi. C'è una grande partecipazione, tantissime persone oggi. Sì, a noi abbiamo fatto un appello importante ai nostri concittadini perché è un momento cruciale. Il corteo è solo l'inizio di una grande epoca, una rivoluzione copernicana. Gli acerrani sono scocciati, basta, 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 ora basta. Perché oggi siete qui e soprattutto qual è il messaggio che volete indirizzare a chi ha il potere di decidere poi sul potenziamento del termovalorizzatore? Acerra non è la spazzatura della Campania, Acerra abbiamo tantissime cose artistiche da fare vedere, ma siamo etichettati come spazzatura. I nostri figli hanno il diritto di crescere e respirare. Noi non diciamo no alla quarta linea perché questo territorio ha già dato, già stiamo piangendo tantissime vittime, ora basta. Attiveremo i canali istituzionali ovviamente, quello sarà, ora facciamo resistenza e esercitiamo il nostro diritto di cittadini. Esatto. Poi dopo attiveremo con i nostri mezzi, i poteri istituzionali devono essere sollevati da questo problema che muove la nostra coscienza. Si tratta della salute, viviamo tutti sotto lo stesso cielo. Che cosa non comprendono le istituzioni che adottano delle decisioni? Non comprendono che loro non possono andare oltre la volontà di noi cittadini, loro non ci rappresentano e adesso è ora che loro si abbandonino le loro poltrone, non ci possono rappresentare se non capiscono che il nostro problema di salute, che è anche il loro, è importantissimo. Adesso basta, adesso se ne devono andare, non ci rappresentano, non ci rappresentano. C'è rabbia, c'è ovviamente indignazione, c'è preoccupazione, chiedo anche, lei tra l'altro è con una bambina. Sì, c'è preoccupazione per problemi ambientali che causano delle malattie. Noi come comitato abbiamo sentito i medici di base acerrani, abbiamo sentito i pediatri, abbiamo parlato con gli esperti, abbiamo compulsato il registro tumori della regione Campania, quindi della nostra ASL, e abbiamo notato che esiste un'incidenza enorme di patologie tumorali, di patologie respiratorie, di patologie cardiologiche per gli abitanti di Acerra. C'è qualcosa che non va nel nostro ambiente, questo qualcosa va eliminato. Hanno risposto tantissime persone, loro pensavano che Acerra è un territorio da utilizzare solo, esclusivamente per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Invece no, Acerra è composta da persone sensibilizzate su questa tematica, gente che ha perso e continuerà a perdere purtroppo i propri cari, non solo gli acerrani, qui ci sono tutti i comuni limitrofi, perfino da Roma sono venuti a portare la propria testimonianza e il proprio no contro queste scelte scellerate da chi su questi territori viene a prendere voti e viene ad offendere le persone nelle proprie case quando vanno a promettere per il voto che devono rilasciare quelle persone. Li vanno ad offendere quelle persone, vanno ad offendere l'intimità di quelle persone. Non gli dicono che poi gli faranno tutto questo. Questo corteo ha come obiettivo adesso stralciare dai documenti, dagli atti della Regione Campania la dicitura costruzione della quarta linea all'inceneritore. Poi da lì inizieremo a parlare per un cambiamento su questo territorio. Noi siamo stufi di continuare ad ammalarci e morire per colpa di chi decide di smaltire i rifiuti della Campania su Acerra. Vogliamo subito i dati delle incidenze in tempo reale dei tumori di bambini e adolescenti nella città di Acerra. Il punto è questo: laddove non si certifica quello che le persone già sanno, ovvero tirare fuori i dati dei registri dei tumori, tirando fuori i dati evidentemente potrebbero tirarsi fuori anche delle responsabilità. La necessità di queste persone è di avere delle certezze. Grazie. Consigliera Muscarà, queste persone si sentono tradite dalla politica. E hanno perfettamente ragione, io sono tradita dalla politica, dalla stessa politica che però loro hanno votato.
quindi qualche domanda adesso bisogna farsela. L'unica possibilità che abbiamo è quando votiamo. Certo, molti di noi sono anche stati tratti in inganno. Io ho commesso tanti errori fidandomi di un partito che non era quello che io pensavo fosse. E spero che nessuno metta bandiere rispetto a questa cosa e la gente comprenda che l'unica domanda da fare alla Regione Campania era questa: la 2A, concessionaria di un impianto che è proprietà della Regione Campania, ha raddoppiato nell'ultimo anno i suoi introiti, arrivando, la 2A in generale, a 9 miliardi di euro. Per quale motivo ha bisogno, per mantenere le linee del suo impianto col quale guadagna, dei 27 milioni della Regione Campania? La consigliera Muscherà ha dato anche una risposta a questo interrogativo, immagino. Questa è. E certamente perché bisognava entrare con questa norma che introduceva la quarta linea, fingendo dopo di cancellandola, destinando i 27 milioni ad altro. Nel frattempo su quelle carte si parla adesso di quarta linea. Quando c'è stato questo voto, qualcuno ha detto in regione si votava un pacchetto, non sapevamo, non conoscevamo che ci fosse anche questa approvazione. E quando vai al supermercato non è che compri il pacco, alla ferrovia si fanno i pacchi. Quando voti, voti secondo coscienza e guardi, studi e decidi. Se non sei in grado di fare quello, vuol dire che il pacco lo stai facendo tu a noi. Il messaggio che arriva è qual è l'impegno che a questo punto De Luca e l'assessore all'ambiente devono prendere dal suo punto di vista politico? Loro non prenderanno nessun impegno, il legame è stretto nei confronti della produzione dell'incenerimento, non c'è un piano dei rifiuti serio, quello bisognava fare, non è stato fatto, il De Luca non prenderà nessun impegno. Ci sono le serrande abbassate dei negozi che in qualche modo testimoniano la vicinanza alle persone che stanno in questo momento manifestando. Signora, lei ci voleva prima dire una cosa. Voglio dire al signor De Luca che quando è venuta da Cerra, Mattarella, mia figlia era morta sul letto nella casa mia. A Piazza Castella stava bloccato 3 giorni, mia figlia sul letto ha detto che la terra di fuoco è finita, dove è finita, che sono morte altre 30 persone, dove mi deve dire che è finita De Luca? Lei ha perso sua figlia? Sì, una guardia costiera, era un motorista, 39 anni. Ha detto che la terra di fuoco era finita, io ero bloccata in casa mia, con mia figlia sul letto, il vescovo non poteva celebrare. Si è tolto dal parco e è venuto a dire la messa a mia figlia. Gli dico solo questo, non ci auguro tutto il bene del mondo, però io ho perso a mia figlia una guardia costiera. Agnese... Del prete. Credo che sua figlia oggi sia accanto a lei. Sì, sì, perché mia figlia stava qua se era viva. Dopo una carriera, mia figlia non ce l'ho più. Altri 30 giovani hanno morto da Cerra. Che si faccia qualcosa da Cerra, che non viene solo la spazzatura. Le bonifiche sono quelle necessarie, giusto? Subito, subito, perché ho altri figli, ci sono i figli. Ci sono tanti bambini in questo? Sì, altri bambini ci sono, sì. Sono nervosissima. Purtroppo ogni giorno Cerra conta morti di 20 anni, 30 anni. Purtroppo io ho perso mia cugina 7 anni fa, 20 anni, e purtroppo l'hanno distrutto. Cerra era un paese bellissimo, tanta cultura, terra fertile. Non lo so che hanno combinato i politici, tutto colpa loro. Anche lui è il più giovane dei partecipanti. Probabilmente sì, quasi 5 mesi. La vostra presenza qui con tanto di bambini, perché? È proprio per loro, per il loro futuro. È una responsabilità anche verso loro, che stanno ancora nelle prime fasi della loro vita e dovranno subire tutto questo. Come si chiama? Emanuele. Emanuele. Possiamo inquadrarlo? Certo. Luca, abbiamo l'ok dei genitori. Emanuele è il più piccolo dei partecipanti a questo corteo di popolo, perché ci sono migliaia di persone. Sì, lo facciamo per dare la vita a loro, una vita migliore. Non è che siamo morti viventi. A Cerra siamo morti viventi. Ci hanno abbandonati tutti. Siamo in balia dell'immondizia e dell'inceneritore. Vai. I governanti si dovrebbero rendere conto
che i soldi non salveranno nemmeno loro, perché come moriamo noi moriranno anche loro, perché ci stanno uccidendo. La dice, notte non si respira. Non si respira. Non si respira. Ancora la convivenza con i roghi, in questo caso le sta denunciando. È il generatore, perché la notte bruciano di tutto, non è vero che bruciano solo quello che dovrebbe essere bruciato. E poi non si cambia il filtro da un sacco di anni che dovrebbe essere cambiato. Ci stanno trascurando e portando alla morte a tutti. Grazie. Si convive come con l'inceneritore ad Acerra dopo circa 10 anni? No, le morti sono aumentate, ragazzi, sono molti ragazzi che sono morti 19, 20 anni, 16 anni. L'incremento della malattia, dei tumori è aumentato, quindi la situazione Acerra è invivibile. Di notte non si respira, di notte c'è un odore acro, non si può vivere così. Acerra ormai è diventata grande, ma non può essere quello che voglio, non può essere lo sversatoio di tutta la Campania. Salerno ha avuto gli asili nido con il PNR, ha avuto il porto, ha avuto una immensa piazza. Acerra è diventata la discarica della Campania. Non può essere così. C'è più rabbia o rassegnazione? Più rabbia, perché sanno a cosa comporta tutto ciò. Arrivare alla terza, alla quarta linea, adesso basta. È più rabbia che rassegnazione. Abbiamo ascoltato tante persone che testimoniano come ancora oggi sia difficile, insomma, convivere con l'aria malsana, che siano roghi piuttosto che inceneritore. Qui si parla ancora di bonifiche che non arrivano. La bonifica ormai per noi è solo un'utopia, non arriverà mai. Noi oggi siamo qui dal 2004 che combattiamo, siamo ancora qui a combattere per la quarta linea. Prima ho sentito la parola rassegnazione, noi non ci rassegneremo mai, noi siamo dei combattenti, lo facciamo per i nostri figli. Il corteo si snoda lungo quelle che sono le strade solitamente della processione, questa è una preghiera laica, ma avete visto ci sono anche parroci, il vescovo di Acerra è sceso in piazza. Istituto, chiediamo che istituto è questo? Istituto Bruno Munari. Perché oggi in piazza a manifestare? Manifestiamo contro la quarta linea, perché dove c'è quarta linea c'è morte assicurata. Che cosa, ne avete parlato anche a scuola in questi giorni prima delle manifestazioni? Sì, ovviamente è un argomento costante. Grazie. Assassini, giacca e cravatta, urlano i giovani di Acerra. Ancora, posso chiedere, questo solitamente è il corteo della processione, giusto? Molto di più. Molto di più. Dico le strade sono qui. È quasi una preghiera là, quella preghiera, di oggi. Preghiera, giusto. Qual è la preghiera di oggi? La preghiera di oggi la vorrei fare certamente non per me, perché sono anziana, ma per i ragazzi, per i bambini, per i giovani. Sempre, non lo so, è una cosa questione di scopo, di lucro, perché queste cose per questo si fanno, non si pensa alla salute dei cittadini. Grazie signora, grazie. Ascoltiamo ancora, prendiamoci cura della nostra terra. Proviamo ancora a ascoltare le persone. Tantissimi oggi in strada ad Acerra, tantissimi. Che cosa significa questa presenza? Almeno non lo facciamo per noi, lo facciamo per i nostri nipoti, per un ambiente un po' più pulito. Ci hanno già massacrati tanto, per tanti anni ci hanno massacrati. Tanti. Ma adesso morti. Come si vive ad Acerra? Male, molto male. L'aria? Inquinata al massimo. Puzza ogni giorno, ogni sera dobbiamo stare con le finestre chiuse. I bambini, mamma che puzza, donna che puzza, non si può stare, non si può fare. Grazie ancora, le testimonianze, tante, tante le testimonianze di persone che scuola secondaria di primo grado Caporale di Acerra.
Posso chiedere come vi siete preparati a questa giornata? La preside ne ha parlato nel collegio dei docenti, qui c'è la preside. Come avete preparato e qual è stata, immagino, la risposta dei ragazzi? Li vediamo tantissimi. Allora, noi abbiamo come dirigenti scolastici approvato un documento tutti insieme che abbiamo socializzato nei collegi dei docenti e nei consigli d'istituto. Da qui poi la decisione di scendere in delegazione. I ragazzi sono stati informati attraverso il nostro documento, perché era, tra virgolette, quello più morbido legato al mondo della scuola, senza connotazioni specifiche, e hanno lavorato a preparare dei cartelloni per oggi sostanzialmente. Che cosa dicono i ragazzi, poi glielo chiediamo, ma nei loro temi, nei loro elaborati quotidiani si avverte il disagio ambientale? Sì, si avverte, perché soprattutto ad Acerra ci sono molti ragazzi giovani che muoiono per la leucemia. La scuola media Caporale, noi facciamo la raccolta differenziata, i ragazzi stanno molto attenti e molti colleghi di matematica e di scienze fanno proprio dei progetti su questo. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Abbiamo ascoltato anche la voce della scuola, tantissimi gli studenti oggi presenti. Vedete, a vista d'occhio, insomma, non si riesce a vedere la fine del corteo. Parliamo di migliaia di persone che oggi stanno attraversando le strade di Acerra. No alla quarta linea. No alla quarta linea. Ci sono poi i medici per l'ambiente. Abbiamo ascoltato prima il dottore Marfella e padre Maurizio Patriciello. Facciamo sentire le interviste a questo punto. Indipendentemente dalla questione impianti, i dati secchi ci dicono che in Lombardia si inceneriscono 99 kg pro capite anno per cittadino, ma questi 99 kg sono ripartiti su 10 milioni di abitanti, in 13 impianti, in 13 territori. In regione Campania si è deciso di incenerire, e già si incenerisce, 111 kg pro capite anno per cittadino, ma su regione Campania. Ma non si sta in regione Campania, si sta su un unico territorio che non è di 6 milioni di persone, ma sono 60.000 persone. E poiché ho letto ieri che la regione Campania ha preso impegni in Europa per ampliare la quota di incenerimento e per fare un altro inceneritore ci volesse essere 10 anni, facciamo capire, ancora qua, quando in questi territori ancora non abbiamo con chiarezza, noi ce l'abbiamo molto chiara, l'abbiamo sempre detto, non abbiamo mai sbagliato, non ci sono ancora con chiarezza dati epidemiologici certi e aggiornati in tempo reale su una situazione di cui sappiamo una sola cosa: in regione Campania negli anni 70 avevamo la stessa aspettativa di vita di tutta Italia, adesso nel 2023 la regione Campania ha 5 anni in meno di aspettativa in media. Però attenzione, come prima, non riguarda Benevento, Saverio e Avellino, ma riguarda solo la provincia di Napoli, cioè Acerra, Caivano, Casavatore, e questo sinceramente non è giusto. Lei ha citato dei dati, i dati che ancora mancano per certificare quello che lei dice sono quelli dei registri tumori che si attendono. Non li vogliono fare, non li vogliono dare, hanno appena pubblicato i cinesi hanno pubblicato con dati aggiornati dalla Regione Campania al 2019 che nei nostri territori, come anche in tutta Italia, l'incremento dell'80% dei tumori negli ultimi 30 anni ha riguardato cittadini dai 50 anni in giù, non in su. Quindi questo è un problema ambientale generale che nei nostri territori riguarda specificamente non i 15.500 km² della regione Campania, ma i 1.000 km della provincia di Napoli. Padre Maurizio Patriciello, al di là dei dati, la folta presenza quest'oggi testimonia una richiesta in qualche modo che lei conosce bene. Qui si continua ad ammalarsi in attesa delle bonifiche.
Ma il problema non è stato mai affrontato. Il dottore Marfella da anni ci sta dicendo che il problema non sono tanto i rifiuti urbani quanto i rifiuti industriali che vengono prodotti in regime di evasione fiscale. Noi abbiamo il problema del lavoro in nero che continua, e ogni fabbrica, ogni piccola industria che lavora in nero poi ha esigenza di bruciare in nero quelli che sono i rifiuti, o se sono liquidi di gettarli nelle fogne. Insomma, è un problema talmente serio che non viene mai affrontato però. E allora c'è poi il problema della ricaduta sulla salute, e questa è un'altra cosa di cui non si parla mai. I 5 anni di cui parlava prima il dottore Marfella in meno che noi siamo destinati a vivere, per alcune persone sono una vita di 20 anni, di 30 anni, perché poi questa è la media. Ma poi si ammalano e muoiono mamme di 35 anni, di 40 anni. Noi diciamo basta, veramente basta, anche perché questo maxi inceneritore, lo continueremo a chiamarlo così, insiste su un solo territorio. Non è che ci sono tanti piccoli inceneritori in tutta la Campania, e questo territorio, il nostro territorio, terra dei fuochi, è già così martoriato. C'è rassegnazione anche nelle celebrazioni dei tanti, purtroppo, funerali, quando ha a che fare con le famiglie, che cosa le dicono? Ma guarda, vedendo questa manifestazione io non direi che c'è rassegnazione. Purtroppo la gente poi deve lavorare, deve portare avanti le famiglie, non è che può stare tutti i giorni in piazza per dire di no. Ci vorrebbe solamente un poco di buonsenso. Insomma, se il popolo di Acerra, il vescovo di Acerra, i sacerdoti di Acerra dicono di no a questa quarta linea, vuol dire che non deve essere fatta, punto e basta. Sindaco De Rico, tantissime persone oggi a questa manifestazione partecipata, pacifica, qual è l'appello, se di appello si tratta, alla Regione Campania? L'appello è quello che questa città non vuole la quarta linea. Mi pare che ci sia evidenza che la città unita vuole questo. Ha avuto dei colloqui informali anche prima, immagino, di questa giornata. Qual è stata la risposta? Che aria tira, è il caso di dire? L'aria è un po' vaga. Da questo punto di vista, dunque, non finisce qui con questa manifestazione l'impegno, credo, dell'amministrazione su questo punto? E certo, noi portiamo avanti il nostro nome, quindi quello che ci sarà poi da fare lo vedremo. Quarta linea sì, quarta linea no, ma al di là della quarta linea c'è un tema manutenzione che vi preoccupa? Sì. Perché parte di quella somma appostata speriamo che sia solo per la manutenzione. La vedo un po' dubbioso, sindaco, quasi rassegnato, no? È una mia impressione. Assolutamente no, è una sua impressione personale. Siamo rassegnati, non eravamo più. Si aspetta una chiamata tra stasera, domani, dopodomani, non lo so, dalla regione? Io il telefono è acceso, mi telefono tanta gente, quindi spero che ci siano diverse interlocuzioni. Grazie al sindaco De Rico, la amministrazione, sia maggioranza sia opposizione, è in, partecipa al corteo, anche se ci sono state delle polemiche, non c'è il gonfalone del comune, ma al di là di quello c'è una manifestazione unitaria. Vedete ancora tantissimi, tantissimi bambini, facciamo parlare le immagini, quarto circolo didattico di Acerra. Vogliamo la quarta linea, noi non vogliamo proprio l'inceneritore, dovete dire. Il messaggio che arriva da questo paese: siamo già troppo martorizzati da tutto, troppi morti, cosa? Morti giovanissimi, non si capisce il perché, il motivo lo sappiamo, quindi no, basta, basta, non la vogliamo la quarta linea. Anzi, un messaggio importante a De Luca: prendi tutto l'inceneritore e vedi dove te lo devi portare, perché qua siamo già stremati, fra poco sono 20 anni, dopo 20 anni l'inceneritore deve andare via, quindi che lo faccia. Questo è quello che vuole il popolo acerrano, vuole proprio che l'inceneritore sparisca da questo paese. Vado a farsi una passeggiata nel nostro cimitero, è bellissimo, grandissimo, l'hanno ingrandito in una maniera incredibile, perché bisogna riempirlo, riempirlo di giovani. I giovani ci stanno rimettendo... Lei ha avuto lutti? Eh? Lei ha avuto lutti, chiedo... Io vengo da una famiglia martorizzata per tumore. Mio padre è morto per tumore allo stomaco. Forza ite. Non parlo di mia mamma, per problemi cardiovascolari, eccetera, è morta anche per ictus, eccetera, eccetera. Zii, tutti i miei zii, tutti morti per tumori. Io li posso elencare, andiamo nel cimitero e gliele faccio vedere tutti.
basta. Noi vogliamo stare nel nostro paese, però ci devono lasciare vivere tranquilli e con aria pulita. Tutto qui. Grazie. Vi ringrazio. Grazie. Siamo arrabbiati, il popolo acerrano è arrabbiatissimo. Grazie a lei, Azione Cattolica, abbiamo visto la Chiesa che partecipa. Qual è il messaggio che arriva da questa manifestazione? Che Acerra ha già dato e che è il momento di rivedere il piano regionale dei rifiuti, una moratoria sui comuni che non fanno la raccolta differenziata e che sono i principali conferitori all'interno dell'inceneritore di Acerra. Quindi queste sono... Al di là dei no... Quarta linea, che cosa invece rivendica Acerra? Beh, Acerra rivendica innanzitutto un'accuratezza nel territorio che è stato martoriato in questi anni. L'osservatorio regionale sarebbe la prima cosa su cui puntare. Registro tumori? No, l'osservatorio regionale ambientale che dovrebbe partire, almeno così. C'è un osservatorio in teoria sul regionale sui rifiuti? Non... No, non c'è, dovrebbe... No, ti dico c'è, voi, però tu dici... Poco conta e poi chiaramente il carico ambientale su questa città va oltre anche l'inceneritore, è troppo forte. Grazie molte. Come dicevamo, non solo Acerra, delegazione da Roma? Da Roma, sì. Come mai oggi qui ad Acerra? Perché condividiamo lo stesso problema con l'inceneritore che vuole costruire Gualtieri, avendo avuto dei poteri speciali in quanto commissario. E nonostante il piano regionale, che era stato già varato nel 2021, non prevedesse nessun inceneritore. E questo porterà a una raccolta della differenziata, che già è bassissima, ancora più bassa. E quindi vogliamo... a dare il nostro supporto. Avete parlato con gli abitanti di Acerra, sì. Vi hanno motivato ancora di più, immagino. Certo, è venuto un compagno, ci ha accompagnato con la macchina, è stato molto contento della nostra venuta. Noi dobbiamo unire le lotte contro l'incenerimento dei rifiuti, perché è contrario all'economia circolare. Noi vogliamo costruire un pianeta nuovo, diverso, partendo proprio dal riciclo dei rifiuti. Fatemi fare l'avvocato del diavolo, c'è bisogno però anche degli inceneritori per chiudere il ciclo oppure se ne può fare davvero a meno? Secondo me se ne può fare almeno, però in una prospettiva magari futura. Adesso però bisogna lottare affinché non ci siano altri inceneritori. Anche da Roma, come avete visto, no alla quarta linea, tante le associazioni. Che associazione è questa? Scuola Calcio AS di Madonnelle. Per il bene dei ragazzi anche noi scendiamo in campo per una cosa più importante, la vita di questi ragazzi, oltre che la nostra, il futuro di tutti. Senti, non è raro purtroppo noi che seguiamo la cronaca dare notizie anche di giovani calciatori che sono venuti a mancare nel corso degli anni perché una malattia li ha portati via. Certo. C'è questo timore? Il timore purtroppo ci sta, ma noi pensiamo che ormai ce l'abbiamo già nel DNA, però queste cose non dobbiamo continuare a peggiorarle, quindi noi scendiamo in campo proprio per lottare per quel poco che ci resta da combattere. Senti, si dice no quarta linea, dal punto di vista invece dello sport, ecco, di che cosa ci sarebbe bisogno per Acerra dal punto di vista per implementare per più strutture sportive per questi giovani che stanno venendo molto a mancare? Allora, innanzitutto bisogna dire che bisogna rivedere l'intero piano industriale sul ciclo dei rifiuti regionali. Perché se dobbiamo parlare di economia circolare, dobbiamo parlare sul serio di economia circolare. Quindi riduzione dei rifiuti innanzitutto, quindi poi riutilizzo innanzitutto, la seconda cosa. Poi qua chi dice che gli impianti non arrivano? Noi vogliamo gli impianti di compostaggio, di piccolo taglio. Iniziamo a parlare di questo. Questo è il problema. Allora, poi una cosa assurda. L'Europa dice che gli inceneritori bisogna spegnerli. E qua cosa si fa in Regione Campania? Si fa la quarta linea per continuare a bruciare i rifiuti. Una terra martoriata dove noi non diciamo, questi dati non sono nostri, sono ovviamente dati scientifici. C'è aumento di tumori, di leucemie, bambini che si ammalano. Ma che cosa vogliono da questo territorio? Il discorso è questo. Impianti di questo tipo né ad Acerra e né in nessun altro posto. Iniziamo a parlare di economia circolare sul serio, senza prenderci in giro, perché questo, voglio dire, è il business che fanno ovviamente fare i privati. Acerra paga,
impianti di compostaggio è difficile realizzarne, fanno fatica, quelli che probabilmente impatterebbero di meno non si fanno. È perché ovviamente fin tanto che noi diamo tutto in mano ai privati, i privati devono fare business, lucrare, quello è il discorso. L'impianto di compostaggio non è che produce tanti soldi, quello è il discorso. Allora diciamocelo in maniera molto franca, allora smettiamola di dire balle. Allora se vogliamo veramente andare verso un mondo pulito e quindi una regione pulita, che De Luca non ci dica più balle. Grazie molte per questa testimonianza, grazie. Sempre in questa terra, a solo 10 km dall'inceneritore, tutto in questa terra, in una conca dove non c'è riciclo d'aria, dove la qualità dell'aria è pessima e dove vivono tantissime popolazioni, bambini e famiglie. E non è giusto che tutto concentrato qui, in questa terra. Parliamo del biodigestore naturalmente, certo, lei l'ha certo, capito. Certo. Parliamo sì. Del biodigestore, infatti volevo fare l'avvocato del diavolo, nel senso c'è bisogno forse del compostaggio, il problema qui è, abbiamo già dato. Il problema è che gli impianti di compostaggio ci vogliono, ma devono essere collocati in un'area dove non c'è già saturazione. Tutte le linee guida ci dicono che noi dobbiamo ridurre le fonti inquinanti proprio perché siamo troppo... invasi da industrie insalubri, e a mettere un'ulteriore industria insalubre, perché si tratta di un'altra industria insalubre di prima categoria, tant'è vero che è previsto un ristoro dalla regione, altrimenti non ci sarebbe. Noi diciamo di no, basta, è la nostra terra e noi vogliamo vivere. Migliaia di persone, davvero grande partecipazione, saranno ascoltate le vostre voci, è la domanda. Ma noi non ci fermiamo. Anche chi non vuole ascoltarci, noi continuiamo, facciamo la nostra parte. Noi denunciamo una politica staccata dalla gente. Questo è molto grave. Non è un servizio per la collettività, ma sono dei progetti fatti in alto. Mai, anche se sto vivendo proprio una situazione particolare, quindi ancora di più. Non dovremmo mai rassegnarci. Se non c'è futuro. Vedo tanti bambini, siete scesi in strada per loro? Sì, in primis. Questo significa, spero, per un nuovo avvenire per i bambini e anche per noi che insomma sono comunque in terapia. Lei è in terapia? Sì. E attribuisce all'ambiente? Sì, assolutamente sì, sì. Perché mi ricordo i miei nonni, quando andavamo in campagna, si prendeva il frutto, mio nonno faceva così e si mangiava. Ma no, ora vado nelle stesse campagne dei miei nonni, il frutto è marcio già da sopra, è marcio. Io, mio padre che è morto da poco, quindi voglio dire, certo non è morto per un brutto male, quindi... Ormai i morti sono all'ordine del giorno e sono tantissimi, non ce la facciamo più, basta. Di che cosa ci sarebbe bisogno per invertire questo trend? Purtroppo, insomma, il danno probabilmente è fatto, ma lavorare perché ci sia una riconversione green, questo lo vedete? È difficile perché nella mentalità delle persone purtroppo non è radicata questo tipo di concetto, quindi non è facile, però se le amministrazioni lavorassero come si deve, magari il cittadino sarebbe invogliato sicuramente. Tanti bambini, anche questo abbiamo visto oggi in questa manifestazione. È per il loro futuro, siamo qui per loro. Grazie. Domenica vado al cimitero perché a gioventù non me la piange. Ma è una pianta e non sta bene, tutt'anno paese a devenire a cielo, non lo so, ce ne facciamo uno tanti anni fa. Abbiamo. Non vogliamo non che si apra la quarta non linea. Non lo so, E significa che stiamo cercando di poter salvare un po' il nostro territorio, perché ormai già siamo alle strette, quindi è un inquinamento totale. Senta, ma io ho sentito tante persone, no? E ogni persona mi parla di lutti. È una cosa incredibile. Sì, perché ci sta una percentuale di tumore in questa zona, in Guiada Cera in particolare, che è esagerata.
e non manca a farla a caso. Io sono uno dei più penalizzati per un motivo, che dove lavoravo io in Montefibre è stato fatto un baratto per aprire l'inceneritore e chiudere lo stabilimento, perché due cose insieme sullo stesso territorio non potevano stare, e quindi sono uno che, di quello che è stato più penalizzato. Si stava meglio quando si stava peggio. Quindi praticamente mi sono trovato, oltre a fare la protesta contro l'inceneritore, mi sono trovato anche disoccupato perché ha chiuso lo stabilimento dove lavoravamo su mille famiglie. Quindi praticamente stiamo lottando noi per vedere che fine dobbiamo fare. Senta, a 60 anni siamo disoccupati. Tornando a 20 anni fa, che cosa si sarebbe dovuto fare di diverso? O col senno di poi, che non serve a niente, però serve ad insegnare per il futuro. Cosa si deve fare? Noi sinceramente, come semplici cittadini, abbiamo anche fatto una protesta, ci siamo trovati l'esercito di contro, con fumogeni, elicotteri, non si capisce niente. Noi semplici cittadini sinceramente non sappiamo come muoverci, però c'è qualcuno che ci dovrebbe guidare, non so, a livello politico, sul territorio in particolar modo. Purtroppo siamo penalizzati anche come politica. Grazie anche per questa testimonianza. Tante persone quest'oggi, qual è il messaggio che arriva da questa manifestazione così partecipata? Lasciamo vivere i bambini soprattutto, perché sono il nostro futuro, è il futuro di Acerra. È il futuro di tutti i paesi circostanti. Di che cosa c'è bisogno per far finire questa lunga catena di mali? Dovremmo sradicare parecchie cose, iniziando dal principio, dal modo in cui si governa questo paese. È già quello che è sbagliato. Grazie. Io voglio capire, De Luca che cosa farà? Dopo questa grande partecipazione, dopo questa grande manifestazione, che cosa dovrebbe fare? Secondo me revocare quella delibera è il minimo che possa fare. E meno male che è una manifestazione di pace, perché la gente potevano scassare tutto. Meno male. Invece stanno adeguatamente in fila, cioè, e dimostrano la loro presenza. Ci stanno i cattolici, ci stanno i comunisti, tra i quali sono un comunista. Dopo decenni di roghi tossici e rifiuti interrati accertati da processi, mentre le bonifiche delle terre inquinate ancora non arrivano, la comunità di Acerra è esausta. Le lacrime di rabbia degli adulti e i sorrisi dei giovani raccolti nel corso dello speciale sono in fondo due facce della stessa medaglia, per i lutti passati e per il futuro di chi dovrà continuare a vivere no a nuove pressioni ambientali. Quest'area ha già dato e si sente vessata. Le parole del vescovo Don Antonio Di Donna racchiudono il senso della manifestazione. Non è l'inceneritore in sé a far danno, ma la sommatoria di fattori inquinanti. La nostra domanda è una sola: perché insistere sul territorio di Acerra e quelli limitrofi? Il vescovo conclude dicendo: dobbiamo chiedere alla regione di fare un atto formale e assicurare che non ci sarà una quarta linea. Dai manifestanti provocazioni che inquietano, dettate dalla rabbia e da una quotidianità difficile da tempo. A chi tocca? E con questo interrogativo che si chiude il corteo di popolo di Acerra, 8.000 persone in processione per dire no alla quarta linea del termovalorizzatore. L'interrogativo è inquietante. Come i manifestanti hanno voluto dire attraverso questa installazione: persone contaminate al suolo sono morte per causa dell'ambiente? Forse la causa sarà incerta. Quel che è certo è l'interrogativo: a chi tocca? Nel corso del corteo abbiamo sentito tante persone dirci dei loro lutti e quindi della rabbia e quindi della volontà di combattere affinché lutti non ce ne siano più. C'era anche la Chiesa in campo, e allora io chiuderei con questo striscione che è rimasto alla fine della manifestazione, che richiama un'invettiva cristiana. Calpestato il popolo di Acerra, siete come sepolcri imbiancati. E questa è l'invettiva: belli fuori ma dentro pieno di ossa di morte in putrefazione. L'interrogativo è: stop alla quarta linea o ci sarà la quarta linea? Manutenzione a quando? Sarà possibile un giorno togliere di mezzo l'inceneritore, altri impianti di compostaggio? Dove? Quando? Quando arriveranno? Ovviamente cercheremo
delle risposte agli interrogativi che il popolo di Acerra ha posto oggi in questa giornata con 8.000 in piazza. Grazie a Luca De Ciuceis, grazie a voi per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di Prima TV.